qui per ricordare Marco Pantani, oltre che un amico ma un grande atleta. La sua prima corsa ciclistica da dilettante l'ha vinta qua alla Corsa del Sole a San Manco d'Aquino. E da allora in poi Pantani ha dimostrato di essere un grande scalatore. L'avevamo pronosticato anche perché il 19 luglio del 1989 la tappa era Martirano Lombardo e gli ultimi chilometri, gli ultimi 10-15 chilometri erano tutti di salita. Lui ha avuto la grande generosità e la grande forza di staccare tutti e di arrivare solo al traguardo a San Mango. Dopo l'indomani c'era una semitappa con arrivo in salita a Squillaci e l'ha vinto. Quindi si è classificato tra i primi 10 corridori della Corsa del Sole, che quell'anno l'ha vinta, la corsa l'ha vinta Castro, l'argentino Castro. Da allora in poi Pantani non solamente ha fatto quello che ha fatto, realizzato record di ogni maniera, ha vinto i Giri d'Italia, i Giri di Francia, tutto, ma soprattutto è rimasto un'amicizia fraterna tra me e lui, per cui io lo ricordo sempre con grande stima e con grande affetto.